benvenuta. Piacere di essere qua. Piacere mi trovo nella sede centrale a Trissino di Gemata ad accogliermi l'amministratore delegato, l'ingegnere Gianni Maitan. Sono molto curiosa di conoscere la sua realtà. Mi accompagna? Sicuramente, l'accompagno, prego. Ingegner Maitan, lei è l'amministratore delegato di Gemata, acronimo di General Machine Tannery. È un'azienda che nasce nel lontano 1979, quindi con un know-how alle spalle veramente importante, dove lei subentra nel 1992. E poi cos'è successo? Sì, io sono entrato nel 92, provenivo da un'altra realtà, in un'azienda del gruppo Eni, esperienza di macchine per il tessile, molto complesse fra l'altro. Sono entrato dopo che erano usciti da un anno circa un gruppo di persone e avevano costituito una società concorrente, la Rollman. E con le energie interne, quindi personale interno con tanta voglia di rivalsa e integrandolo di volta in volta con personale qualificato, siamo partiti dai 6 miliardi di fatturato, quindi poco più di 3 milioni di euro di fatturato quel tempo, fino ai 35 milioni di fatturato attuale. Oggi vantate una società con ben 110 dipendenti. Siete arrivati ad essere l'azienda leader mondiale fra i costruttori di macchine per le concerie. Sicuramente sì. Macchine per concerie, anche se abbiamo un po' diversificato il mercato, macchine per rifinire il vetro, macchine per rifinire i tessuti, però la maggior parte del fatturato viene fatto con le macchine per conceria. Anzi, direi le macchine per rifinire le pelli. Sarebbe la lavorazione finale che subisce la pelle dopo che è passato un processo molto lungo, e prima di essere data ai confezionatori per produrre i divani, la carrozzeria auto, l'abbigliamento, la calzatura. Facciamo chiarezza, perché parlando prima con lei mi ha messo in evidenza che cos'è esattamente una macchina per la conceria, di che tipo di pellami vi occupate, perché questo è molto importante, il suo motto è anche molto interessante: meno consumi, più natura. Che significa? Ecco, sicuramente sì, quando sono entrato in azienda, l'azienda produceva anche altre tipologie di macchine che venivano vendute nel settore delle pelli per pelliceria. Io le ho dismesse subito perché erano contro i miei principi, e abbiamo mantenuto le macchine a basso impatto ambientale, abbiamo cercato di fare macchine a basso impatto ambientale e che rifinissero le pelli, soprattutto pelli bovine, che sono pelli che derivano dalla macerazione dovuta per l'alimentazione, perché chiaramente non si può pensare che non si possano lavorare le pelli, perché le pelli altrimenti creerebbero il problema di come smaltirle, come smaltiamo noi le pelli derivate dalla macerazione. Per fortuna che c'è la conceria che in qualche modo le recupera. Le pelli, soprattutto bovine, sono pelli che vengono recuperate proprio dalla macerazione, mentre la differenza notevole delle pelli per pelliceria che li verrebbero allevati per la pelliccia. Noi non ne facciamo macchine, le abbiamo dismesse e non ne facciamo più. Quindi il nostro è un prodotto, fra l'altro, a basso impatto ambientale, utilizza prodotti a base acqua, e possibilmente il nostro obiettivo è quello di creare sempre macchine che non producono rifiuti nell'ambiente. Ingegner Maitan, quanto è importante aver scelto come sede centrale Trissino per Gemata? Ma è fondamentale che l'azienda sia nata, ed è nata proprio perché ci sono le concerie. Questo è uno dei poli conciari più grossi e più importanti al mondo. Qui ci sono 400 concerie nell'area del Vicentino, soprattutto concentrate a Derzignano, pochi chilometri da Trissino. Poter lavorare a stretto contatto con le concerie, quindi soddisfare le esigenze e l'input che derivano dalle concerie, è fondamentale. Poi abbiamo una sede che non è una sede produttiva, è una sede per l'assistenza, manutenzione, a Santa Croce sull'Arno, quindi a metà strada fra Firenze e Pisa,
dove c'è un altro polo conciario noto soprattutto nel mondo per la moda, dice Gucci, per fare un nome, e tutte quante le concerie che lavorano nel settore moda. Un'altra sede, cioè un altro polo conciario a Solofra per le pelli ovocaprine, che viene sempre assistito dalla sede di Santa Croce. Ne abbiamo un'altra, una sede produttiva in Brasile, a Porto Alegre, sia per dare supporto ai nostri clienti che sono andati a investire in Brasile dove effettivamente le pelli ci sono, e quindi soprattutto per dare una risposta immediata, senza attendere lunghi tempi di trasferte e così via, clienti italiani che hanno prodotto lì e i clienti brasiliani che sono fra i più importanti al mondo, fra l'altro. Qual è la vision e la mission di Gemata? La vision è un obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio. Riuscire a produrre macchine che non impattano nell'ambiente. Per rifinire le pelli, in passato e tuttora, vengono utilizzate anche macchine che spruzzano prodotto chimico sulla pelle. Con lo spruzzo c'è una parte del prodotto che viene immessa nell'ambiente e viene abbattuta e poi costruiscono fanghi. È comunque un qualcosa che ha bisogno di essere abbattuto, quindi con consumi di energia. Le nostre macchine, la maggior parte delle nostre macchine, sono macchine a rullo che utilizzano prodotto chimico a base acqua, voglio ripetere a base acqua perché una volta usavano prodotti chimici a base solventi, a base acqua, e il prodotto viene distribuito sulla superficie della pelle senza avere poi dei residui da smaltire. Ed ora entriamo nel vivo della produzione, infatti dove ci troviamo qui, ingegnere? Questo è il laboratorio prova e sperimentazione dell'azienda. Qui noi sperimentiamo le nuove macchine prima di metterle sul mercato e sperimentiamo anche tipologie di articoli per i clienti, una sala prova e dimostrazione per i clienti. Questa è la pelle, come esce dalla macchina e come viene utilizzata poi quando si fanno le borse e le scarpe. In questo caso so che sono le sneakers per questo. Bella, pronta e fatta. Pronta, così fatta. Abbiamo finita. Visto come funziona questa macchina, esatto, da conceria. Ed ora sono in compagnia dell'ingegner Mauro Pellizzari, direttore commerciale di Gemata. Quali sono le vostre strategie di mercato? La nostra strategia di mercato è produrre macchine innovative che, oltre ad avere alta efficienza di produzione per il cliente finale, hanno anche basso impatto ambientale e una grande sostenibilità per l'ambiente. E quali sono i vostri mercati di riferimento? Gemata opera in tutti i paesi del mondo, essendo la macellazione presente in tutte le aree del pianeta. Il mercato di riferimento è orientato fondamentalmente all'estero per il 70% e per il restante 30% al mercato italiano, soprattutto per l'area di Arzignano, di Solofra e di Santa Croce sull'Arno. Vi siete definiti pionieri della comunicazione green. In che senso? Da oltre 30 anni Gemata utilizza le foto degli animali africani all'interno della propria comunicazione, sia sulle riviste di settore, sia sui deplian pubblicitari delle proprie macchine. Gemata associa un animale ad ogni prodotto finito che noi produciamo ed anche i clienti riconoscono nella nostra pubblicità il nostro brand senza necessità di vedere il prodotto finito. Oggi abbiamo conosciuto la Gemata. Io allora ringrazio il direttore commerciale, l'ingegner Mauro Pellizzari. È stato un piacere. Grazie. E soprattutto l'eclettico amministratore delegato, l'ingegner Gianni Maitan. Ringrazio lei per la visita e per questa piacevole intervista. Grazie, è stato davvero un viaggio molto interessante in vostra compagnia. Sicuramente sì. Ringrazio molto. Se anche voi volete raccontarci la vostra storia, scrivete a redazione@business24tv.it. Non mancate, vi aspettiamo.